perfetto, Signore. Amen. Ancora, Signore, ti ringrazio per la vita che tu ci doni, Signore. Ancora, Signore, ti chiedo di benedire tutti i fratelli di qui, Signore. Ancora i Alleluia, Padre, fratelli grazie. sparsi per tutto il mondo, Oh, grazie, Signore. Che tu Signore, ancora li grazie, possa benedire, Signore. Signore. Alleluia, Ancora, Signore, grazie. Signore, ti chiediamo di perdonarci per ogni peccato che noi stessi commettiamo, Signore. Ancora che tu ci possa aiutare ad andare sulla retta via, Signore. A migliorarci sempre di più, Signore. Ancora, Signore, mettiamo davanti a te tutti i nostri problemi, Signore. Ancora tutte le nostre infirmità, Signore. Che tu ci possa aiutare a superare ogni prova, Signore. Ancora, Signore, ti chiediamo di accrescere la nostra fede, Signore. Ancora ti chiedo di benedire questa domenica, Signore. Ancora la predica per Lorenzo, Signore. E, Signore, ancora mettiamo ogni cosa nelle tue mani, Signore. Nel tuo santo nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Il Alleluia. numero 432. 432 Signore ci benedica. Apocalisse capitolo 4. Le quattro creature intorno al trono. La prima creatura era simile a un leone, rappresenta la regalità di Gesù, descritta anche nel Vangelo di Matteo. La seconda creatura era simile a un vitello, rappresenta Gesù come servo, destinato al sacrificio, descritto nel Vangelo di Marco. La terza creatura rappresenta Gesù come uomo, descritto nei particolari nel Vangelo di Luca. La quarta creatura rappresenta Gesù come aquila, simbolo della rivelazione profetica, descritto da Giovanni, autore del quarto Vangelo e dell'Apocalisse. Quattro creature che fanno da cornice al trono di Gesù. Quattro creature che descrivono i ministeri di Gesù. Quattro creature che danno alla Chiesa il giusto spirito per le varie epoche, per opporsi al nemico. Amen. Fratello Josh. Il trono di Gesù ci ha donato la forza,
L'umiltà, la sapienza e la rivelazione. Amen. Amen. Fratello Luca. Le quattro creature di Apocalisse sono paragonate ai Vangeli, che hanno come protagonista Gesù Cristo. I quattro Vangeli, tuttavia, non sono una biografia completa di Gesù Cristo. Matteo significa dono di Dio ed era un pubblicano. Nel Vangelo di Matteo Gesù viene rappresentato come il re dei re, come il leone. Marco significa martello ed era un servo di un apostolo. Nel Vangelo di Marco Gesù viene rappresentato come un servitore, cioè come il bue. Luca significa luce ed era un medico. Nel Vangelo di Luca Dio viene rappresentato come uomo, cioè Gesù viene rappresentato come uomo. Giovanni vuol dire l'Eterno ha fatto grazia. Lui era l'apostolo più amato da Gesù ed è l'unico apostolo dove è scritto nel Vangelo. Nel libro di Giovanni Gesù rivela cose che non ha rivelato negli altri libri, come l'acqua. C'era che canto? Cinque, mi sembra che no? A 5, 5, 3, amen. Io lo so come darti, se lo spirito.
finiamo con una preghiera. Padre, eccellente Signore, ancora grazie per questa domenica mattina, Signore, che Tu ci dai la disponibilità di riunirci qui sotto il Tuo cospetto, Signore. Ancora, Signore, benedici questo culto, Signore, che ha preparato il fratello Enzo, Signore. Ancora, Signore, benedici i fratelli presenti, gli assenti, e ancora per gli ammalati, per i bisognosi, Signore. Ancora metto nelle Tue mani la sorella Rosa e il fratello Carmelo, Signore. Ancora, Signore, aiutici nei prossimi giorni, Signore, con il tempo, Signore, che è cambiato ormai, e anche, Signore, con il lavoro, Signore. Ancora grazie, Signore, per la vita che Tu ci doni, Signore. Ancora, Signore, grazie per la parola, Signore, e grazie per aver rivelato i Tuoi misteri, Signore. Ancora grazie, soprattutto, per il rapimento, Signore. Ancora, Signore, perdona ogni peccato che commettiamo, Signore, e ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Signore ci benedica, fratello Luca. Domenica, eh? Grazie già. L'essere venuti è una grande vittoria, amen. Alleluia. E che numero tu hai? Il 442. 442. Tutto il mondo è nel dolore, amen. Tutto il mondo è nel dolore, ma perché diciamo noi, non temere nella notte, tu dirai il salvatore, che ti chiamo Santa Chiesa, giù la terra e poi nel cielo, peccatore. Amen.
Padre. Dare un buongiorno alla famiglia Ridolfo, il Signore vi benedica grandemente. E dicevo prima, è già una grande vittoria essere già qua in mezzo a noi, amen, alleluia, perché sicuro che il diavolo avrà messo ogni mezzo, amen, affinché possa impedire che i figli di Dio si accostino al trono del Signore, amen, perché come diceva il profeta, se c'è una cosa di cui il diavolo ha paura, quando un figliolo di Dio si inginocchia, incrocia le sue mani, amen, e prega davanti al trono di Dio, quella è la più grande paura che noi mettiamo davanti al regno di Satana, fratelli. Alleluia, amen. Signore, ci benedica, ci alziamo, amen, alleluia. Grazie Padre per questa mattina, Signore, che ancora i nostri cuori, Padre, si possano accostare davanti a te, Signore Dio, davanti a questo grande trono di grazia, Padre, dove tu sei protetto, Signore Dio, dalle tue creature, da questo spirito di bue, Padre, da questo spirito di leone, Signore, da questo spirito di uomo e di aquila, Padre, il quale, Padre, impediscono, Signore Dio, all'uomo, Padre, savio e intelligente, di potersi accostare, ma che fanno in modo, Padre, che i semplici, Signore Dio, e coloro che tu hai scelto, Padre, per essere tuoi ministri, Padre, per essere, Signore Dio, sacerdote e re del tuo regno, possono entrare come al tempo di Mosè, Padre, alleluia. Signore, oggi sarà una grande vittoria, Padre, alleluia, nell'insegno dell'amore fraterno, nell'insegno della tua parola, nell'insegno della grande vittoria, poiché oggi la tua fede, Padre, ancora nel nostro cuore, che gerà, Signore Dio, griderà dal profondo, Signore Gesù, affinché, Padre, la nostra, Padre, quella fede che tu hai messo in noi, si possa ancora di più aggrappare alla tua parola, Padre, e facci uscire vittoriosi da ogni situazione, Padre, alleluia. Da ogni situazione, Padre, metto davanti a me i miei peccati davanti a te, Padre, come i peccati di questo popolo, Signore Dio, lavali col tuo sangue, Padre, ancora ogni problema che noi abbiamo nelle nostre case, che oggi vengono combattute, Padre, nel tuo prezioso nome, perché come dice la scrittura, c'è un solo nome, Padre, c'è una sola fede, c'è un solo Dio a cui noi ci possiamo accostare ed avere vittoria, ed è il nome di Cristo Gesù, Padre, e noi questa mattina lo vogliamo, Padre, raccontare, Signore Dio, ai quattro venti, Signore Gesù, le tue grandi opere, come dice la scrittura, raccontate le meraviglie davanti al popolo, Signore Dio, sì, Signore, raccontiamo le tue meraviglie, tutto ciò che tu hai fatto nelle nostre case. Grazie Padre, grazie Gesù, ti prego ancora per questa cara famiglia che oggi è qua, Signore. La mia preghiera, Padre, è che Signore Gesù, alleluia, possa tornare il sorriso, Signore Dio, amen, alleluia, Signore Dio, si possa ricominciare a vivere, Padre, amen, alleluia, perché quando Cristo entra, Signore Dio, tutto ciò che è tenebre va via. Sì, quando noi accendiamo la luce, Padre, in un luogo oscuro, noi vediamo che se ci sono insetti, scarafaggi, essi fuggono via, Padre, perché amano l'oscurità, ma il tuo popolo ama la luce di Dio, amen, ama stare, Padre, nella sincerità, amen, perché la luce mette fuori ogni ombra, Signore Dio, e se ci sono ombre nei nostri cuori ancora questa mattina, dubbi, Padre, li immergiamo nel tuo sangue prezioso di Cristo Gesù. Grazie, Signore, grazie per questo messaggio, grazie per questa fratellanza, grazie per questa amicizia, Signore Dio, amen, fai che il nemico non possa entrare per sconfiggere ogni cosa, amen, grazie. Nel nome di Cristo Gesù ti chiediamo ogni cosa. Alleluia. Amen, amen, alleluia. Voglio entrare. Facciamo questo qua. Poi alla fine preghiamo per le cose che avete portato. Amen. Allora, vogliamo fare un po' di adorazione. Amen. Dio ti benedica, sorella. Amen. Vogliamo dare un po' di lode, diamo spazio anche a qualche testimonianza. Il fratello Vasile, due domeniche fa, ha avuto una brutta esperienza, la vuole raccontare, amen. Come il diavolo a volte si muove in cose, vuole dare solo fastidio, amen. Allora, cantiamo il numero. Facciamo questo qua, facciamo il 230, ritornerà, amen, 230. Ho perso la carta, ho fatto il fratellino. Due, tre.
Il giorno prossimo arriverà, e tu da cielo vedrò, e noi in gloria apparirà, con potenza e ripieno di spirito. Ritornerà, ritornerà, con gloria accende il suo ritorno, a mezzogiorno la sera o il mattino, Gesù ritornerà. Viva speranza nel mio cuore, e la promessa di Gesù, che corso sangue di lavoro, e tra breve io sarò in lui la tua. Ritornerà, ritornerà, con gioia aspetta il tuo ritorno, a mezzogiorno, la sera o il mattino, Gesù ritornerà. Ritornerà, ritornerà, con gioia aspetta il tuo ritorno, a mezzogiorno, la sera o il mattino, Gesù ritornerà. Ritornerà, ritornerà, con gioia aspetta il tuo ritorno, a mezzogiorno, la sera o il mattino, Gesù ritornerà, Gesù ritornerà. Sei rivelato, Signore, ai tuoi figli, Signore. Tu hai stabilito prima della formazione, Signore, una progenie. Oh Padre, questa progenie, Signore, è nella linea di Adamo. Questa progenie, Signore, ancora, Signore, Signore, ha avuto tanti profeti, Signore, che ha dato, che ha rivelato la tua parola. La profezia, lo studio di profezia, Signore, che ha segnato, Signore, ogni tempo, Signore, alleluia. Nel Testamento, ancora ogni epoca nel Nuovo Testamento, Signore, e ancora quest'oggi, Signore, tu hai mandato un profeta, Signore, che noi potessimo uscire dalla Babilonia, potessimo uscire dallo spirito religioso, Signore, che c'è nel mondo, e ancora per accoglierci nella tua verità, Signore, perché veramente, Signore, noi aspettiamo il tuo ritorno, Signore, così come abbiamo cantato, Signore. Non siamo qui, Signore, per fare religione, Padre, ancora per condividere la tua parola, aspettando il tuo ritorno, Signore, perché la tua parola parla del tuo ritorno. Ogni tua scrittura, Signore, parla del tuo ritorno, parla del tuo regno su questo mondo, Signore. Oh, Signore, se il nemico vuole distruggere questo mondo, Signore, noi siamo qui, Signore, perché aspettiamo il tuo ritorno, Signore. Aspettiamo quel grande giorno in cui i morti risusciteranno, e i viventi verranno tramutati per raggiungerti nel cielo, Padre. Mentre in questo mondo scenderà la grande tribolazione, questo mondo verrà battezzato col fuoco, Padre. La tua sposa, Signore, è già stata battezzata, Signore. Oh, Padre, Signore, noi abbiamo preso il tuo nome nell'acqua, Signore. Abbiamo preso il tuo nome ancora nel sangue. Abbiamo preso il tuo nome nello spirito, Padre. Affinché, Signore, possiamo testimoniare, Signore, che tu sei l'unico Dio, Signore, che sta a sedere in quel trono, che è circondato da quattro creature che hanno rivelato il tuo ministero, Signore. Ancora queste quattro creature che si sono contrapposte all'anticristo per tutti questi 2000 anni, Padre.
Ancora queste quattro creature che hanno parlato di te nei Vangeli. Amen. Queste quattro creature che ancora oggi ci sorreggono, Signore. Alleluia. Per darci ancora forza, sapienza, rivelazione, Signore. Amen. Oh Signore, grandi cose, Signore, ci hai riservati, Padre. Ancora liberazione da ogni male, Padre. Ancora, Padre, tu vuoi darci guarigione nel corpo e nell'anima, Padre. Oh Padre, veramente, Signore, aspettiamo questo grande momento, Signore. Che tu possa essere manifestato, Signore, in mezzo a noi, Signore, perché la tua Chiesa nei prossimi giorni verrà manifestata, Signore, in questo mondo, Signore, di tenebre, Padre. Oh, Signore, perché il nemico verrà sconfitto, Signore, e tu raccoglierai ogni pecora sparita, Signore, ogni tuo figlio che si è sparito, Signore, tu lo raccoglierai, Signore, perché nessuno dei tuoi figli ti perderà, Signore, perché tu raccoglierai tutta la tua progenie, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci hai rivelato ciò, Padre. Oh, Signore, e noi siamo tuo progenie, Signore. Per questo oggi siamo qui per pregarti, a noi per lodarti, Signore. Ancora, Signore, per prepararci, Signore. Sì, Signore, ogni giorno, Signore, dacci quell'acqua viva, Signore, che traspira da quella fonte, da quella roccia, Signore, eterna, che tu hai posto nel deserto, Padre. Anche se quando i tuoi figlioli, Signore, così come Israele nel tempo di Mosè, Signore, poteva attingere da quell'acqua, Signore. Oggi, Signore, in questo tempo di deserto, Signore, noi possiamo attingere dalla roccia Gesù Cristo, oh Padre, quella rivelazione che ci hai dato, Padre, per poterti riconoscere quando tu apparirai nel cielo, Signore. Oh Signore, grazie, Padre, benedici tutti, Signore, ancora con la tua parola. Il poderlo dentro, Signore, che ancora ti spiega, Padre, tutti coloro che ascoltano quindi nella storia del mondo, Signore. Ogni fratello, Signore, che ti ascolta, Padre, veramente, Signore, riempici col tuo spirito, Signore. Alleluia. E spirito di vita, spirito di verità, Signore. Grazie, Signore, ogni cosa chiediamo nel tuo santo nome, che è Cristo Gesù. Amen. Amen. Signore, ci benedica. Vogliamo fare il 3-2-6, ora è il tempo. Amen. 126. Di guardare verso il cielo. 3-2-6. Ora è il tempo di guardare verso il cielo, dove il segno apparirà. Il Signore Gesù dice nel Vangelo che tra poco tornerà. Il suo cielo che ci chiede il Signore e la nostra sicurezza. Yeah.
Signore per questa domenica che ci venuti qua insieme. Alleluia. Signore, ti ringrazio per questa settimana che fate per me e per ogni giorno di Signore, ti ringraziamo Dio perché ci dai salute ai malati, Signore. Guarisci, guarisci ognuno di noi, Signore. Tu hai guarito, come tu hai salvato la tua figlia, Signore. La tua figlia da Alessia. La mia figlia Alessia, Signore, che tu hai messo tutta la tua mano. Grazie, Signore, per tutto questo per le donne. Grazie a Dio che tu ci hai dato la potenza, hai dato il potere, Signore. Amen. Di portare avanti la tua parola, Signore. E guarisci, Signore, guarisci le nostre debolezze, guarisci, Signore, il nostro corpo, Signore, ogni cosa di male, Signore. Che Satana vuole prendere il potere, ma noi non ci lasciamo, Signore. Noi non ci lasciamo di te, Gesù Cristo. Amen. Ci lasciamo, Signore, perché tu hai versato un sangue prezioso per noi, Dio. Alleluia. Grazie, Dio, che tu sei qua con noi. Sei ancora, Signore, dopo 2000 anni che ti sei crucificato per noi, Signore, sei ancora con noi. E sopra noi, ogni nostro mandato, Signore, lo chiediamo, Signore, il tuo santo nome, Gesù Cristo. Alleluia, Signore. Fratello, raccontava, ora contala tu. Amen, amen. Pace a tutti, fratelli, che... Allora, la domenica passata, due domeniche fa, quando io ho raccontato di quella bella esperienza che Dio con il mio lavoro, che principale non voleva, che io non vengo più alla chiesa, no? E Dio, diciamo, ha cambiato il suo cuore, veramente. Dio cambia, fratelli, Dio ne cambia. Di che siamo buoni potremmo diventare, diciamo, più buoni ancora. Di che siamo buoni. Abbiamo debolezze, ma noi non ci dobbiamo lasciare. E allora, cosa è successo? Due domeniche fa, quando abbiamo finito, sono andato a casa a accompagnare prima mia sorella, che lei sta a Paternò, io sto in Arela, dove mi sono trasferito in campagna. Nemmeno sono arrivato a Paternò, ho ricevuto una telefonata di mia moglie, che era l'amica che era a casa. Aveva un armadio grande, poteva pesare intorno a 60 kg, 70 kg, e ci viene subito a casa e dice che questo l'armadio è caduto sulla bambina. Era un muro, è caduto. Era con i piedi, no? Sì, sì. Come ha fatto? Non lo so, questo l'armadio. Sempre Satana vuole mettere per succedere, per quando noi diciamo... Dici che hai passato esperienze buone, che Dio ti ha aiutato, ora che dici, ora tu parlerai male di Dio, ma questo non dobbiamo fare, che Dio è con noi, Dio veramente, fratello. Quando sono arrivato, la bimba aveva tutta questa, l'occhio sinistro, tutto l'occhio, tutto nero, che non si poteva guardare. Questo fianco l'aveva un poco, mia moglie dice, se rompivo forse la colonna vertebrale, se rompivo i piedi, se rompivo tutto, perché, immaginate, no? Un armadio di quello ci arriva la bambina, la bambina l'ho preso, l'ho messo in macchina, ne parlava, non diceva niente, io giustamente mi sono un po' spagnato, no? Mia moglie anche, piangendo, tu scappi, senti, te ne va, ma io ero tranquillo, perché io, no? Praticamente sorridevo, perché? Perché nel mio cuore mi diceva, qualcuno dice, stai calmo, la tua figlia sta bene, dice, non succederà niente, c'è stato un pochettino di grafo, dice, ma non succederà niente. E fu vero, fratello. Appena sono arrivato all'ospedale, subito l'ha preso il dottore, dice, cammina, la bambina si è alzata, camminava. Quando sono arrivato là, la bambina sorrideva, non piangeva più, non avevo più niente. La bambina stava, avevo solo un pochettino questo occhio che era gonfiato, no? E ho detto, guarda quando è furbo, diciamo, quando è furbo il diavolo, che vuole creare con la nostra vita, no? Con noi. Per quando lui si aspettava che io parlo male di Dio, a dire, no, quando hai fatto tu la prossima settimana con me, ora non farai più, ma non è vero, Dio esiste, Dio c'è, Dio veramente, alleluia. Dio veramente, è la nostra forza, lui ne aiuterà in qualsiasi momento, perché abbiamo uno che è contro di noi, abbiamo Satana, che lui mette ogni volta, si attacca sulle persone che sono deboli, per dire, solo persone che sono mia moglie, che dice, no, tu devi fare così, la domenica, a stare qua, ma non è, fratelli, non è a lavorare la domenica, diciamo, tutta la settimana, sono 6 giorni di lavoro, perché il settimo lo dobbiamo dedicare
a Dio, lo dobbiamo dedicare alla parola, perché Dio ha fatto qualcosa per noi di grande, di più grande ancora che noi possiamo fare la domenica, perché non è una domenica ne salva la vita. Certi uno dice, ma no, io sta domenica ero scari 100 euro, ma non schi niente, perché tutta la settimana piove e stai a casa, e non schi, mando 10 euro. È così, è così, perché se tu cerchi la domenica di fare, certe volte ci dico a tanti fratelli, anche i miei parenti, anche gli altri, ragazzi, lasciamo stare la domenica, perché la domenica è importante che Dio, Dio ha creato tante cose per noi, e purtroppo non li puoi. Allora ringrazio il Signore, veramente ringrazio Dio che, io dico sempre, Dio aiuta e proteggine e salvane di questo che c'è in questo mondo. Grazie Signore, grazie a lui. Fratello è di lingua rumena, anche se sforza a parlare italiano, gloria a Dio, che Dio lo possa benedire. È stata una grande prova, perché giustamente poi il diavolo dove va? Va a attaccare la moglie, giustamente la parte più debole, per dire, ah, tu vai là, guarda. Ma noi sappiamo, amen, che abbiamo qualcosa che è ancora più grande, amen, di ogni nostro problema, ed è il Signore Gesù Cristo. Voglio raccontarvi, fratello, una... Oggi ci sono tante cose da dire, amen. Abbiamo qua questa famiglia, gloria a Dio. Io chiedo il permesso di poter magari accennare qualcosa, se anche per un pochettino, perché dobbiamo creare un'atmosfera che poi dobbiamo pregare su alcune cose che hanno portato i genitori di questo ragazzo, per cui preghiamo. Cioè, anche allora, tutti quelli che siamo qua, allora, come diciamo noi in gergo, ne siamo tutte da un posto. Ognuno di noi abbiamo i nostri problemi, chi sta uscendo, chi ha avuto altre crisi e cose varie. Ma noi ci siamo aggrappati a Gesù Cristo, fratelli, e benché abbiamo tanti problemi, alleluia, quando noi pensiamo a Dio sappiamo che c'è uno più grande dei nostri problemi. Infatti c'era uno che diceva, non dire quando sono grandi i tuoi problemi, ma di quando è grande Dio per i tuoi problemi. Amen. Perché Dio può cambiare ogni cosa in un attimo. Anzi, la signora mi ha confermato che qualcosa si sta muovendo nella sua casa per la sua situazione che c'è. Allora, di oggi pensavo di prendere io queste cose, ma Dio ha toccato il tuo cuore, amen, e questa è già una cosa buona. Quando uno ha quell'intenzione, Dio premia, vuol dire che qualcosa si sta ancorando nella vita di questa famiglia. Amen. Ascolta questo, questo è importante per tutto quello che vado a leggere. L'altro giorno avevo chiamato un fratello e avevamo parlato un pochettino, poi ero andato a fare delle fotocopie e gli occhi mi sono andato su una copia che era messa lì dal signore che fa le copie, no? Ho detto, senti, fammi una copia perché mi interessa. Solo il titolo mi ha già colpito, là sono il contadino. Sicuramente è un messaggio. E infatti guardate qua che dice che questo è importante, è quello che succede nella nostra vita. Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. Non si era fatto male, dice, ma non poteva più uscire. Il povero animale continuò a ragliare sonoramente per ore. Il contadino era straziato dalle menti dell'asino. Voleva salvarlo e cercò in tutti i modi di tirarlo fuori, ma dopo inutili tentativi si rassegnò e prese una decisione crudele, dice. Poiché l'asino era ormai molto vecchio e non serviva più a nulla, e poiché il pozzo era ormai secco, e allora in qualche modo bisognava chiuderlo, chiese aiuto agli altri contadini del villaggio per ricoprire di terra il pozzo. Il povero asino, imprigionato al rumore delle palate e delle zolle di terra che gli cadevano addosso, cominciò, dice, a scoppiare in un pianto irrefrenabile, perché capì che era arrivata la sua fine, no? Poi, con gran sorpresa di tutti, dopo un certo numero di palate di terra, l'asino rimase quieto. Passò del tempo, nessuno aveva il coraggio di guardare nel pozzo, no? Perché c'era silenzio. Mentre continuavano a gettare la terra, finalmente il contadino guardò nel pozzo e rimase sorpreso di quello che vide. L'asino si scrollava dalla groppa ogni palata di terra che gli cadeva, che gli buttavano, e ci saliva di sopra. Amen. Man mano che i contadini gettavano le zolle di terra, saliva sempre di più e si avvicinava al bordo del pozzo. Amen. Zolla dopo zolla, gradino dopo gradino, l'asino riuscì ad uscire dal pozzo in un balzo e cominciò a trottare felice. Amen. Dice, qual è la morale della favola? Allora, quando la vita ci affonda in pozzi neri profondi, chi è che non è mai affondato in un pozzo nero? Tutti siamo affondati in pozzi neri. Amen.
Il segreto per uscire più forte dal pozzo è scuoterci la terra di addosso e fare un passo verso l'alto. Amen. Ognuno dei nostri problemi si trasformerà in un gradino che ci condurrà verso l'uscita. Anche nei momenti più duri e tristi possiamo risollevarci lasciando alle nostre spalle i problemi più grandi. Anche se nessuno ci dà una mano per aiutarci. La gente, se tu hai una mano nel pozzo, non è che ti stira, no? Ti cerca già di pestare, così ti fa cadere completamente. La vita andrà a buttarti addosso molta terra, fratelli. La vita è questa. Gesù disse: nel mondo avete tribolazione, ma fatevi animo perché io ho vinto il mondo. Gesù ha vinto il mondo. La vita andrà a buttarti addosso molta terra, ogni tipo di terra, principalmente se sarai dentro un pozzo. Il segreto per uscire dal pozzo consiste semplicemente nello scuotersi di dosso la terra che si riceve e ne salisce addosso. Quindi accetta le terre che ti tirano addosso, accettiamo le critiche, accettiamo tutto ciò che il nemico ci può buttare, problemi, perché tutte queste cose servono a fortificarci. Amen. Poiché essa può costituire la soluzione e non il problema. Gesù disse: beate quando vi malediranno. Il fratello Paolo diceva: ogni maledizione che vi mettono addosso dovete dire grazie Signore, perché Gesù disse: beate quando vi malediranno, beate quando sarete oltreggiate. Vedete, ogni maledizione che accendono addosso a voi è una beatitudine che vi viene addosso. Amen. Signore ci benedica. Alleluia. Ok, allora io volevo dire delle cose che la settimana scorsa non ho voluto dire. Amen. Due belle testimonianze. E la prima, voi sapete, noi abbiamo conosciuto un grande messaggio, un grande uomo di Dio che Dio ha inviato sulla terra e che ci ha spiegato tante cose riguardo a quello che sono i demoni, gli spiriti, a come si muovono nel corpo, a come si muovono nell'anima. Infatti depressione, infatti quello che può essere attacchi epilettici, sono tutte malattie che derivano da tormenti dello spirito. Noi leggendo i Vangeli, noi queste cose le troviamo là. Ora, io sono stato sempre un tipo da che ho conosciuto questo messaggio, che nella mia vita ho avuto sempre il piacere di poter vedere, come disse Gesù nella scrittura: ci sarà il giorno in cui voi volete vedere i gesti che il figliolo dell'uomo ha fatto. Io amo questo. Io sono 17 anni che sono nella fede e ringraziando il Signore nella mia vita ho sentito la voce di Dio, ho sentito la voce di Satana, e quando ho sentito quella voce ho avuto paura per un attimo. Ho visto demoni sconfitti, amen, ho visto malattie debellate, abbiamo visto tutto, amen, abbiamo visto occhi guariti, abbiamo visto sterilità, che donne come mia moglie non poteva avere figli, ha avuto bambina, amen. Ma insomma, di tutto e di più, perché come dice il profeta, il cristianesimo non è solo una religione e basta. Ogni chiesa, dice il fratello Branco, dovrebbe avere il libro degli atti, amen, deve avere un suo libro personale degli atti. Gloria a Dio, amen. Non le semplici febbre che si possono essere guida, ma le cose potenti che veramente Dio fa nella nostra vita. Ora, 2 anni fa, che cosa successe? Mi chiamarono da Palermo, mi dissero: fratello, sai, dice c'è un mio parente, mi disse un fratello, che praticamente, siccome è depresso da 5 anni, è sceso in una depressione profonda, e un mio cugino ha avuto in cuore di cercarmi affinché si potesse pregare per lui, fare qualcosa. Mi chiamano, il tuo fratello, io non ho problemi, basta che ci sono da partire in queste cose, io mi pronto sempre, non me ne faccio problema. Vediamo, forse, che sa, perché se c'è una porta aperta, allora tu la devi prendere, amen. Questo è il mio pensiero: se c'è una porta aperta, prendiamola, poi cosa di ogni cosa, amen. Allora sono stato là, mi hanno preso, mi hanno portato a casa di questo ragazzo, ero un gigante, amen, depresso lì, seduto su un tavolo, una bella moglie, una bella casa, non ci mancava niente, fratelli, non gli mancava nulla. Io infatti, quando ho cominciato a parlare, c'erano tutti loro davanti, lui ad un tratto si è alzato, si è alzato e mi fa: ma questo da me che vuole? Gli disse: no, dice, io guarda, sto parlando. Comunque, poi si è sciolto di nuovo, poi dopo un'ora che io ero là che parlavo, ho detto: senti, abbiamo pregato. E prima e disse: ora me ne vado. Dice: no, tutti fuori, dovete andarvene tutti fuori. Allora sono uscito e rimane solo tu, mi fa, no? Allora fu lì, fratelli, che mi cominciò a rivelare delle cose che neanche loro sapevano che cosa era successo. Mi cominciò a parlare della sua vita, fatti nella sua vita, vedete, tante cose
che noi a volte non ci conosciamo neanche l'uno con l'altro, fratello. La scrittura dice che il cuore dell'uomo è un pozzo profondo e solo Dio lo conosce. A volte, e lui mi raccontò tutte quelle storie, quelle cose che gli altri non sapevano, neanche il fratello. Fu felice, si aprì, non avevano neanche figli dopo 5 anni sposati, non avevano neanche figli. Perché giustamente lui in questa depressione, prendendo pillole e cose varie, noi sappiamo tante quelle che comportano tutte queste cose, no? Allora, ok, è stato felice, abbiamo pregato, me ne sono andato per strada, chiamo il fratello. E gli fa, fratello, ce la compriamo una pizza stasera e mangiamo tutti insieme, cose che lui, il fratello, ha cominciato là a essere felice, macchina. Ma guarda, è bello, io guardo, fratello, la cosa più bella non c'è quando tu vedi un sorriso nella casa di una famiglia, fratello. Noi forse a volte non ci rendiamo conto perché siamo la luce del mondo. Perché fratelli, nel regno di Dio c'è amore, c'è pace, c'è giustizia, c'è gioia. E il regno di Dio oggi è nel cuore dei figli di Dio. E la scrittura dice, io vi darò una pace, che non è la pace degli uomini. No, la nostra pace dura un giorno. Oggi ci vediamo una cosa, siamo allegri, dopo finisce là. Ma quando entra Cristo nel nostro cuore, noi abbiamo la pace in ogni situazione. La sorella, il fratello, la figlia che era stata pestata da un mobile, io non so la reazione che noi avremmo avuto. La moglie che purtroppo non crede, la disperazione. Il fratello che crede, la, diciamo, la tranquillità, amen. Perché sa che dentro il suo cuore c'è qualcosa che è più forte di ogni nostro problema, amen. E Cristo è venuto a portare questa pace nel cuore, alleluia, amen. Quindi me ne sono andato, ora mi chiama il fratello, dopo 2 anni, dice, sai, ti devo dare una bella notizia. Dice, mio cugino, dice, cosa è successo? È da molto che non ne sentiamo. Dice, sai, mio cugino, quando te ne sei andato, dice, poi parlando con l'altro, gli altri parenti, io gli disse, guarda, tu prendi le medicine, tu continua a prendere le medicine. Io dico sempre, non smettete mai di prendere le medicine che vi danno i dottori, perché non voglio essere responsabile di dire alla gente, no, ora togliete i farmaci, questo. Ma lui si è voluto togliere tutto. Dice, in quel momento che si è tolto tutto, ha avuto un attimo di crisi, ma poi ringraziando il Signore ritorna di nuovo in cosa, e ora è diventato papà. Amen. Adesso, ora è papà, è felice, ha una figlia alla gloria di Dio. E questa è la prima bella esperienza che ora Dio, dopo 2 anni, noi abbiamo ricevuto. La seconda esperienza è che ho chiamato la sorella che c'era lì in ospedale insieme a Carmelo, no? Che gli hanno trovato la leucemia multipla, la leucemia fulminante. E allora la figlia, che è un'evangelica che va lì in Inghilterra, gli abbiamo parlato e mi ha chiesto, fratello, vieni a pregare per mia mamma, porta anche l'olio dell'unzione. Ho portato l'olio, ho portato il tessuto su cui il profeta ha pregato, ho preso un po' di olio, l'abbiamo benedetto e l'abbiamo portato là, no? E allora, alla gloria di Dio, fratelli, abbiamo pregato, lei si è compitata, amen, ha messo ogni cosa nelle mani del Signore. 2 erano nella stanza. Una mi compitò che quando noi pregavamo rideva e lei giustamente piangeva, no? Però poi vedete, come dice la scrittura, il vostro duolo sarà trasformato in riso e il loro riso sarà trasformato in duolo. La sorella mi ha chiamato, l'hanno dimessa dall'ospedale, con il, mi ha detto, con il, come si chiama, con il midollo spinale perfettamente guarito. Amen. Eppure tutte e due hanno fatto la terapia, tutte e due erano là. Quindi chi guarisce è sempre Dio, fratelli. Lei si è aggrappata al Signore, lei sta confessando che Cristo l'ha salvata. Non ci sono parole per ringraziarci, sorella, tu devi ringraziare il Signore. Amen. Tu devi ringraziare il Signore. Vedete, Dio si muove in delle determinate cose che noi non possiamo mai comprendere. Ma Dio si muove, fratello, amen. E Dio ha una chiesa, amen. E noi siamo delle piccole luci, delle piccole stelle che possiamo dare luce a chi ci sta accanto. Amen. E io voglio che questa stessa luce che abbiamo noi la possano ricevere questi genitori, amen. Perché noi abbiamo passato prima di raggiungere questa luce, ve lo dico sinceramente, per zone buie della nostra vita. Amen. Delle zone buie, affinché noi possiamo apprezzare la luce, dobbiamo passare per dei momenti bui. Quando tu passi per quelle profondità e poi raggiungi la luce, allora lì sì che dai gloria al Signore. Amen. Ok? Quindi stiamo forti, fratelli, perché Dio è con noi. Amen. Io lo credo fermamente. Quindi, allora, vogliamo continuare con quello che è la lezione che noi stiamo portando in questi giorni. Io voglio leggere oggi. Voglio un pochettino cambiare un po' il tema, anche se
abbiamo qua questi genitori, e parlare un po' sul Vangelo soprannaturale. Quello che il fratello Brano diceva, cos'è il Vangelo? Noi forse diciamo Vangelo e ci fermiamo là, no? Leggiamo le storie, ma dobbiamo capire perché, che cos'è effettivamente il Vangelo. Amen. Perché Cristo è venuto? Amen. Io voglio un pochettino rimarcare alcune cose della settimana passata e finire la lezione e poi andare su quello che è questo messaggio. Ok. Allora, voi dovete semplicemente credere. Amen. Oggi noi parliamo di cose profonde. Dio è perfetto in tutto. Dio non è solo religione, andare in chiesa, pregare, ma Dio è sapienza. Dio ci ha lasciato delle cose nella scrittura che a volte tu rimani a bocca aperta. Signore, ma tu sei in tutto. Dio è in tutto, è nei numeri, è nella natura. Le stesse quattro stagioni ci parlano della morte, della vita, della risurrezione di Cristo. Amen. In autunno, diceva il profeta, la stagione muore, come Cristo morì alla croce. In inverno, vedete, la natura viene sotterrata, come Cristo fu messo nel sepolcro. E in primavera, vedete, di nuovo la natura esce fuori, la resurrezione. Vedete, nelle quattro stagioni Dio ha scritto la resurrezione. E ogni anno noi vediamo questo ciclo, come il ciclo del sole. Il sole nasce a est e tramonta a ovest. A est è come un bambino, dice la scrittura, no? Dice il profeta, man mano che cresce si fa sempre più forte, come la nostra vita. Prima siamo dei bambini e poi cominciamo a essere più grandi, no? Quindi a mezzogiorno è il tempo nostro, 40 anni, quando l'uomo si sente veramente forte. Poi di nuovo comincia il declino e piano piano il calore comincia a diminuire e poi muore. Ma finisce là? No, perché l'indomani il sole è di nuovo là. Amen. Quindi cosa vuol dire? Che noi nasciamo, arriviamo al nostro punto di forza, 40 anni, scendiamo, andiamo sotto terra, moriamo, ma poi un giorno, quando Dio ci chiamerà, usciremo di nuovo dai nostri sepolcri. Amen. Alleluia. La risurrezione, la venuta di Dio, è un qualcosa che Dio ha scritto in ogni cosa. Amen. Alleluia. Quindi, allora, rimarchiamo un pochettino le lezioni di domenica e poi ci dirigiamo a quello che... Noi, guardate, fratelli, noi stiamo semplicemente in queste settimane parlando su una parola che ha detto il profeta. Noi le quattro creature le vediamo nei Vangeli, li vediamo nel tempo odierno e lo vediamo nel numero 4. Amen. Noi abbiamo studiato gli Evangeli, abbiamo studiato, oggi parleremo del tempo odierno. Il nostro tempo oggi in quale creatura noi siamo identificati? In quella dell'aquila. L'aquila è l'animale che va più in alto di tutte e che ha la vista più aperta di tutte. Che fare a fare a volare in alto se poi tu non puoi vedere quello che c'è giù? E così i figli di Dio volano così in alto che riescono poi con i loro occhi a vedere dove gli altri non arrivano. Amen. Gloria a Dio. Allora, perché, dice? Allora, perché? Allora, andiamo avanti. Allora, perché ogni creatura, leone, bue, uomo e aquila, rispecchia la natura di Cristo nel Vangelo? E questo l'abbiamo studiato, no? Allora, ho preso altri quattro passi per farci vedere come già gli, come si dice, per farvi vedere come già le profezie antiche parlavano di questa venuta di Matteo come il re dei Giudei, amen, delle bue come il servo del Signore, ancora come l'uomo che è Luca, e ancora come Giovanni che è l'aquila, no? E allora, guardate. Allora, in Zaccaria 9:9 noi leggiamo, ecco il tuo re, disse Zaccaria, parlando di Gesù Cristo. E Zaccaria visse 700 anni prima che ancora il Signore venisse sulla terra. E lui dice così, ecco il tuo re, giusto e salvatore. Dice, umile e montato sopra un asino. Quando è che questa scena si realizzò in mezzo a Israele? Quando il Signore mandò due a sciogliere un piccolo asino e di andare a sciogliere quella puledra, portatela qua perché io cavalcherò dentro Gerusalemme. E già il profeta ne aveva già parlato Zaccaria 700 anni fa. Gli scribi e farisei religiosi leggevano in quel libro, ma quando lui apparve, sapete cosa dissero? Chi è costui? Come uomini sapienti della legge e voi non riconoscete il vostro giorno in cui Dio sta operando, in cui egli era là sulla terra, capite? Così è. Infatti, anzi, sopra un puledro d'asino, d'infra le asine, verrà a te. Amen. E Matteo disse, quando vennero i tre magi, e questo racconto lo troviamo solo in Matteo, disse, dove è il re dei Giudei? Già loro vennero da lontano, in Israele, che era la terra del Messia, che avevano la vera fede,
e non sapevano neanche che il re era nato. E a che si rivelò Gesù? A tre magi che venivano dai gentili, mostrando che la salvezza sarebbe stata mostrata ai gentili, no? Israele. Amen. Ora, andando più avanti, è successo? No, Maria. Ok, quindi, ora nell'ufficio di servitore, Zaccaria 3:8 disse questo: ecco, io faccio venire il mio servo il germoglio. Perché venne chiamato Gesù il germoglio? Abbiamo parlato domenica passata, tu non c'eri. Perché Gesù venne chiamato Gesù di Nazareth, perché andò a abitare a Nazareth. E Nazareth in ebraico vuol dire germoglio, radice o ramo. Quindi ecco, quando dice io faccio venire il mio servo, il germoglio, parlava di Gesù di Nazareth, perché lui fu il servo del Signore. E lui è rappresentato nel Vangelo di Marco, perché lui è un servitore. E la specialità di questo Vangelo, che dicono gli storici, è che Gesù in questo Vangelo non si fa onorare, ma in ogni parabola che c'è, in ogni cosa che c'è, dice sempre così: e quando Gesù arrivò in quel posto, subito fece questa cosa. E quando Gesù andò in un altro posto, subito fece questa cosa. Perché un servitore cosa deve fare? Deve servire. Non ha bisogno di essere elogiato. A volte uno che chiama il cameriere: oh, sai che sei bravo, sì, scusa, però ho da fare, ta ta ta. Non dà mai retta, perché è sempre impregnato e impegnato nel suo servizio. E Gesù è venuto a servire. Ma voi vi rendete conto che il Signore della gloria è sceso così in basso, come dice Filippesi? Egli era Dio, prese forma di servo, annichilì se stesso e non fece nessuna rapina di farsi chiamare Dio, perché lui era Dio. Alleluia. Amen. E ancora in Zaccaria 6:12, un altro profeta 700 anni prima di Cristo, nell'ufficio di uomo che lui, Cristo, aveva, dice così: quindi parla lui dicendo, così dice l'Eterno degli eserciti, ecco l'uomo il cui nome è germoglio. Ecco, Cristo presentato quale uomo. Amen. Infatti il Vangelo di Luca parla dell'umanità di Cristo e parla della nascita di Cristo. Amen. Allora, il cui nome è germoglio, germoglierà nel suo luogo e costruirà il tempio dell'Eterno. Infatti il tempio dell'Eterno, infatti la Chiesa è chiamata la Chiesa di Cristo. Su queste pietre io edificherò la mia chiesa. Egli verrà e costruirà il tempio dell'Eterno. Quale tempio? Le mura? No, il tempio spirituale, la sua chiesa, composta da tanti mattoni, da tanti credenti che messi insieme formano il suo corpo. Amen. E come in un tempio ogni mattone ha la sua funzione, così noi abbiamo una funzione nel tempio del Signore. Alleluia. Ognuno di noi è collocato e nessuno può dire io non servo. Amen. Nessuno può dire questo. Alleluia. Quindi, ora in Isaia invece 49 leggiamo proprio l'ufficio di Dio, quale, di Dio che dice questo. Isaia 49: ecco l'Iddio vostro. Amen. Ecco che presenta Gesù quale essere l'Iddio nostro, non una persona che è venuta così a caso ed è stato un profeta, ma egli era Dio. Amen. In tutti gli effetti. Alleluia. Ora, anche la scelta dei quattro evangelisti è stata importante, e noi l'abbiamo vista, perché Dio si è servito di quattro uomini che hanno avuto un ministero particolare, di cui uno era pubblicano. I pubblicani, sapete cosa facevano? Raccoglievano i tributi per Roma, erano sottomessi a un impero, e quando Cristo è venuto era sottomesso all'impero che viene dall'alto. Infatti nel Vangelo di Matteo noi leggiamo che tutto parla del regno, il regno di Dio, il regno dei cieli è simile a un re che fece questo, e in questo Vangelo che noi leggiamo tutto questo. E in Matteo 5, quando lui parla delle beatitudini, lui sale sul monte come un re, si va a sedere sul suo trono e comincia a parlare come chi saranno gli eredi del suo regno, dicendo: beati i poveri spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Amen. E è lì dove lui parla delle beatitudini: beati perché di voi è il regno dei cieli. Amen. Quindi Matteo ora era un pubblicano, e Gesù Cristo quando venne per redimere che cosa? Per prendere il frutto della vigna. E quando lui andò in quell'albero di figo e non trovò frutto, gli disse: da te non si raccoglierà più nulla. Ed era un simbolo di Israele, perché lui quando venne non venne accettato. E ci fu la famosa parabola in cui dice: un re aveva un vigneto, mandò dei servitori a raccogliere il frutto e venivano battuti, erano i profeti. Poi lui disse: ora manderò il mio figlio, magari avranno cura di loro. Ma quando arrivò l'erede, uccisero anche lui, già parlando della morte che avrebbe fatto. Amen. Quindi in Marco invece abbiamo un uomo che era un servo degli apostoli. Lui infatti dice Paolo, Marco era un parente di Barnaba, e gli disse Paolo a un apostolo, gli disse: per portare da Marco
perché lui ti sarà utile nel servizio. E infatti, quale miglior servitore poteva scrivere quello che Cristo ha fatto nel Vangelo di Marco? Il Vangelo di Marco è l'unico che racconta più di tutti tutte le opere potenti che Gesù Cristo ha fatto sulla terra. Amen. Poi c'è Luca. In Luca cosa vediamo? In Luca vediamo che racconta la nascita di Gesù, e fu una nascita come? Soprannaturale. E Luca era un medico. Pensate voi, un medico che ha studiato la natura umana andare a dire alla gente che quell'uomo è nato senza rapporto umano, perché Maria è stata rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. E Dio si è abusato di un uomo, di un dottore, per poter spiegare questo alle persone. E allora lì abbiamo anche il segreto della nuova nascita, perché se tu non sei nato di nuovo, se questo medico non si spogliava di quello che era, e avrebbe sempre pensato con la sua testa, non avrebbe mai compreso questa nascita, fratelli. Infatti c'è stato un dottore, questo è successo ora, no? Che ha studiato tutti i casi della gente che è morta e poi è ritornata in vita. Ce n'è tante che succedono, no? Le sentiamo anche nella televisione. E lui dice: è impossibile che la gente che muore, va là e che ritorna, possa ricordarsi di quello che vede, perché i nostri ricordi sono nella corteccia cerebrale, diceva lui. Poi lui morì, ebbe la stessa esperienza, ritornò, e si ricordava quello che aveva visto, e ha detto: io devo cambiare tutto ciò che ho imparato. Vedete, perché se tu prima non fai l'esperienza delle cose, tu non le puoi capire tante cose. Se noi prima non passiamo per una strada, noi non possiamo capire il prossimo, fratello. Ricordiamoci sempre questo: se noi passiamo per una strada brutta, è perché noi la dobbiamo passare affinché gli altri che ci passano, noi le possiamo comprendere. Amen. Quindi, ora invece in Giovanni era l'apostolo che amava di più Gesù e che Gesù amava. E Giovanni è quell'apostolo che si appoggiava nel suo seno, no? Perché infatti Gesù Cristo chi era? Il figlio che esce dal seno del Padre, dice la Scrittura. Amen. C'è questa similitudine. Ora andiamo un attimo avanti. Ora, perché ha a che fare con il tempo odierno? Noi abbiamo visto l'altra volta che proprio il Vangelo di Giovanni è un Vangelo particolare, perché dice così: nel principio era la parola, e la parola era Dio, e la parola si è fatta carne e ha dimorato in mezzo a noi, perché la parola che era Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo. E l'Evangelo di Giovanni ha un particolare, che tutto ciò che ha fatto Dio Gesù nel Vangelo di Giovanni l'ha fatto semplicemente attraverso la sua parola. Amen. Non come negli altri casi in cui lui toccava i malati. In Marco vediamo che molte volte lui toccava i malati. In Matteo vediamo che molte volte lui faceva altre cose, ma nel Vangelo di Giovanni tutto è stato fatto attraverso la parola. Infatti, guardate, è qui che troviamo Natanaele stupirsi della sua risposta, quando disse: può venire qualcosa di buono da Nazareth? E Gesù gli disse a Natanaele: prima che Filippo ti parlasse, io già ti ho visto sotto il figo. Fu questa parola che convertì il cuore di Natanaele, disse: io vedo che tu sei il Messia. Amen. Invece che cosa successe? Abbiamo il miracolo dell'acqua trasformata in vino. Gesù non fece nulla, chiamò attraverso la parola un servo, gli disse: prende le cose, le pire di acqua, e diventeranno vino. Amen. Fu là che i sacerdoti andarono dei soldati che erano andati a prenderlo. Quando arrivati là e lo sentirono parlare, ritornarono dai sacerdoti e gli dissero: mai c'è stato un uomo che ha parlato come lui, sempre attraverso la parola con cui stava. Ora, e poi alla donna a pozzo, quando gli disse: vai a prendere tuo marito, disse: io non ho, io dice: bravo, hai avuto 5 mariti e questo non è tuo marito, gli disse, no? E anche dice, attraverso la parola, quella donna gli disse: io vedo che tu sei il Messia. Una prostituta lo riconobbe, i sacerdoti che ogni giorno erano lì che leggevano la Bibbia non l'hanno riconosciuta. Vedete, perché Dio si rivela ai semplici e si nasconde ai savi. Amen. Questo è alleluia. Quindi, e ancora Lazzaro, quando andò alla tomba, non fu come la figlia di Iario che gli toccò la tomba e lei risuscitò. Poi lui disse: Lazzaro, attraverso la parola, esci fuori. Ora, perché è con il tempo di Erno? Perché ha a che fare con questo tempo, dice il profeta? L'avrà detto inconsciamente. Ma la Chiesa che ha l'orecchio spirituale, perché il messaggio del profeta è stato chiamato il messaggio della parola parlata. E William Branham parlava la parola, chiamava una persona: tu sorella, stai pregando per tuo marito, vai a casa che è già guarito. Amen.
Tu sorella, prega per tuo figlio, vai a casa, lo ritroverai sanato. Amen. Questo è parlare la parola. Il profeta dice parlate semplicemente la parola. Gesù Cristo ha detto, ogni cosa che voi chiederete nel mio nome, io quella farò. Non ne farà un'altra. Signore, io vengo nel bisogno, io voglio parlare oggi la parola di Dio. Amen. Alleluia. Questo, io voglio parlare oggi la parola. E io so che qualcosa di buono succederà. Amen. Alleluia. Questo è il ministero dell'Aquila. Parlare semplice la parola. Amen. Non è un caso che nel messaggio del profeta essa è chiamata il mistero della parola parlata. Amen. Quindi. Ora, cosa ha a che fare con il numero 4? Il profeta dice che i quattro evangeli hanno a che fare anche con il numero 4. Ma Dio va oltre la nostra comprensione, fratello. Perché ci rivela sempre altre cose di più. Quindi. Allora, perché la terra, il numero 4, cosa ha a che fare con la terra? Perché la terra innanzitutto ha quattro punti cardinali, nord, sud, est e ovest. Ha quattro stagioni, inverno, autunno, estate e primavera, no? Ci sono quattro elementi della terra, acqua, fuoco, terra e aria. Ci sono quattro divisioni del tempo, mattina, pomeriggio, sera e notte. Ci sono state quattro imperi mondiali, greco, romano, babilonese e persiano, amen. Abbiamo quattro divisioni delle razze, tribù, lingue, popoli e nazioni. Capite? Tutto ha a che fare con il 4. E ancora, Matteo è il 40° libro della Bibbia. Dopo 39 libri, che era l'ultimo, quello di Malachia, dopo 430 anni di silenzio, il Dio che manda sulla scena un profeta, Giovanni Battista, che era la promessa di Malachia, ecco io mando il mio messaggero davanti a voi e subito dopo il Signore del patto, l'angelo del patto verrà a voi. Quindi quando Giovanni Battista fu sulla scena, subito dopo Giovanni chi venne? Gesù Cristo. E chi è Gesù Cristo? L'angelo del patto, angelo scritto grande, amen, perché era l'angelo del Signore, era Dio stesso che veniva dietro Giovanni Battista. Il 40, che cosa ha a che fare il 40 nella scrittura? Il 40 è il numero della prova. Perché 40 anni furono provati Israele nel deserto. 40 anni a che fare con Gesù, 40 giorni a che fare con Gesù nel deserto, quando venne tentato da Satana, vedete? 40 anni di Israele dopo la morte di Cristo, quando egli fu ammazzato, nel 70 dopo Cristo, Tito distrusse completamente la città. Passarono 40 anni. Amen. E ancora, fratelli, queste sono cose nuove che Dio mi ha dato questa mattina. Amen. 40 è il numero che indica che il seme della donna è nato, perché 4 è la terra e 0 è il numero del seme, perché il seme ha la forma dello 0 e nel seme c'è la vita. Amen. Quindi, e infatti Genesi 3:15 che dice? Io metterò in amicizia fra te e la donna, fra il suo seme e il seme del serpente. Amen. E vediamo che Cristo era il seme manifestato sulla terra. Il 40° libro, Matteo, comincia con la venuta di Gesù Cristo, amen. Il re dei Giudei, alleluia. Ancora, ora questo è profondo, il 41 è il numero che indica che quel seme era il padre, perché 4 è la terra, 1 è il simbolo di Dio, perché c'è un solo Dio, capite? Un solo battesimo, una sola fede. 1 è il simbolo di Dio, 0 è la parola, 1 è Dio, 4 è la terra. Quindi quel 41° libro, che è il libro di Marco, non è altro che la rivelazione che il Padre è sulla terra. Amen. Che quel seme è la manifestazione del Signore sulla terra. Infatti in Isaia cosa dice? Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Questo è Dio che parla. La scrittura dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E qua in Isaia il Signore dice io sono lo stesso. Io vi porterò fino alle canizie. Io vi ho fatto... Chi ci ha creato? Chi creò il primo uomo? Dio. Io vi ho fatto... E io vi sosterrò, quindi Dio non ci abbandona. Dio si ricorda di ognuno di noi. Amen. E io vi porterò e io vi salverò. Amen. Che dice la scrittura? Oggi c'è una grande gioia in Israele. È nato il Salvatore. E se Dio dice che lui ci salverà, il Salvatore è Dio stesso. Amen. Andiamo ancora avanti. Ora, ancora il 41, questo è profondo, fratelli. Il 41 nella tabella periodica della scuola, fatto scuola, sappiamo, no? Che cos'è questa tabella? Nessuno sa di dove viene. In questa tabella sono posizionati questi numeri, chiamati numeri primi. E il 41 nei numeri primi occupa la posizione 13.
Infatti, 2, 1, 2, 3, 4, conto fino a dove si cerca, sono 13 numeri. I 13 sappiamo che è il numero della bestia, è il numero del diavolo, è il regno di Satana. Amen, il regno che sta dall'abisso. E infatti nel numero, nel Vangelo di Marco, è dove noi vediamo molti indemoniati che vengono liberati, molti spiriti che vengono, infatti dice, il ragazzo era muto, lo spirito del mutismo lasciò il ragazzo cominciò a parlare. C'era una donna che era cupa per 38 anni, lo spirito lasciò quella donna e la donna cominciò a camminare. E già lì noi abbiamo la rivelazione che c'è sotto quel numero 13, che è il regno di Satana. Amen. E infatti il mandato che Dio diede alla Chiesa è proprio nel libro di Marco, dicendo: andare per tutto il mondo a predicare l'Evangelo, e quei segni accompagneranno quelli che hanno creduto, nel mio nome scacceranno i demoni. È l'unico Vangelo che porta questo verso, parlando proprio che il regno di Satana, fratelli, non si vede, ma c'è, ed è nelle malattie, ed è nelle, dove c'è contesa, ed è dove c'è ira, dove c'è rissa, dove c'è tutto, c'è lui. Amen. Ecco perché noi dobbiamo stare con gli occhi aperti. Amen. Quindi, ora e ancora, poi c'è 42. E 42 è semplice. E indica che il Padre, per il 41, si è fatto uomo. Perché il 2 è il numero del Signore Gesù Cristo, il pastore. È l'unico numero che può essere diviso, 1 e 1. Infatti Gesù Cristo, quando verrà come pastore, dividerà le capre dalle pecore. E anche il numero della parola, perché la parola è una spada a doppio taglio che separa le giunture delle ossa. Noi sappiamo, e la parola sappiamo che è sempre Cristo. Amen. E infatti Isaia 9:1, noi lo troviamo, il 42esimo libro, è quello di Luca. E guardate cosa dice: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levata una luce. E chi ha scritto il Vangelo di Luca? Luca. E Luca che vuol dire? Lucio. E Lucio vuol dire luce. Amen. Capite? Anche nella scelta del nome, noi abbiamo questa grande rivelazione. Che una luce si è alzata e ha fatto luce. Amen. Poiché un bambino c'è nato. E il Vangelo di Luca come comincia? Con la nascita di Gesù Cristo. Amen. Perché un bambino c'è nato, un figlio ci è stato dato. Amen. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato il consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno. Quindi questo bambino Gesù Cristo sarà chiamato il Padre eterno, il Dio potente, il principe della pace. Vedete, tutto lui. Amen. Infatti re dei giudei. Amen. Il padre dell'eternità. Tutto in Cristo Gesù abita corporalmente tutta la deità. Amen. Che bello, gloria a Dio. Amen. E poi andiamo in Giovanni, che è il 43esimo libro. E il numero che indica che il 3 è lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo si è fatto carne. Amen. Sulla terra. Infatti Dio si è fatto uomo. E la posizione che lui occupa nella tabella numerica è la 14esima. E 14 è il numero della salvezza, 7x2. Amen. È il pastore che viene nella sua presenza e che viene a salvare. 14 nella numerica biblica è il numero di Gesù che salva. Infatti 14, 4 più 1 fa 5, e 5 è il numero della grazia. Sono cose che noi ne sappiamo perché le abbiamo studiato da tempo, e poi saranno nuove. Quindi, ma 43, guardate ora. Ora, nel libro di Malachia è Gesù, alla venuta di Gesù, saranno esattamente 430 anni. E noi abbiamo 400 e abbiamo il 30. Il 400 nella numerica biblica è il numero del segno. E gli ebrei non hanno i numeri come noi. Noi li abbiamo perché li hanno fatti gli arabi. Ma loro come numeri mettono delle vocali, delle consonanti. E la consonante che ha a che fare con il 400 è Tau. Si chiama Tau e vuol dire segno. Ora ascoltate. Adesso già noi ne abbiamo parlato per avere... Allora... Quando Gesù fece le stelle, disse che saranno per segni, no? Ora, per avere esattamente un'eclisse di sole, ci sono dei rapporti che si devono, diciamo, avere, no? Per poter esserci questa eclisse e vedesse la corona. Praticamente, la distanza che ci deve essere tra la Luna e il Sole deve essere 400 volte maggiore di quella che c'è tra la Terra e il Sole. Se dalla Terra alla Luna ci deve essere un chilometro, da Luna al Sole ci deve essere 400 chilometri. E poi anche di grandezza. Se dalla Terra alla Luna c'è un chilometro di grandezza, la grandezza che ci deve essere tra la Luna e il Sole deve essere di 400 chilometri. Così si può avere un'eclisse di Luna. Ora, Gesù disse, in principio in Genesi, che i segni nel cielo, che le stelle saranno per segni sulla Terra. Quindi quando c'è un'eclisse, ci deve essere un rapporto di 400. Amen. Quindi ora noi vediamo che 400 vuol dire il segno e il 30 è il numero del riscatto. Per quanti pezzi fu venduto Gesù Cristo? Per 30 pezzi di argento, capite? 30 è il numero del cazzo, quindi vuol dire che dopo 430 anni noi avremmo avuto in Israele il segno del
riscatto. Che era Cristo Gesù. Amen. Capite? Ma che su profondità, fratello, cose belle e profonde. Amen. Quindi, Israele era sotto il controllo del sacerdote Ezra. Ora qua è forte, ragazzi. Il quale è stato conosciuto come riformatore della Chiesa israelita. Perché Ezra, quando lui era lì, nel tempo dei persiani, e gli disse: prendi il popolo di Israele e di nuovo ritorna in patria. No, lui trovò il libro della legge, lui fu quello che prese tutti i libri di Mosè e tutti gli altri, li mise insieme e li raccolse nell'Antico Testamento. Amen. E lo lesse al popolo. Ora lui fu chiamato un riformatore. Ora guardate, state attenti, state cominciando a inquadrare la cosa. Ora lui era un riformatore. Ora guardate che succede. Ora abbiamo altri riscontri che parlano di 403 anni, perché Dio è perfetto. Allora, da che Abramo ricetta la promessa? La sua progenie sarebbe dimorata in una terra straniera, fino a quando vanno poi nella terra promessa, passarono 430 anni. Dopo 430 anni sulla terra venne Mosè, e Mosè veniva accompagnato dalla colonna di fuoco. Amen, no? Dopo 430 anni, dopo Malachia, venne sulla scena Giovanni Battista e insieme a lui c'era chi? C'è il Signore stesso, amen. Come al tempo di Mosè, lì era il Spirito, lì era in gatto. Ora, Ezra era un riformatore. Chi è stato il riformatore della Chiesa cristiana? Lutero. Lutero, nel 1517, scrisse le famose 96 tesi che separarono il popolo dalla Chiesa cattolica, no? Lui fu riformatore. Lui fece uscire la Chiesa dalla cattività babilonese. Infatti fece un trattato dicendo la Chiesa fuori dalla cattività babilonese. Vogliamo mettere 430 anni a questa data del 1517? Arriviamo al 1947. Cosa avvenne in questo giorno? 47-46. Dio chiama e parla con il suo profeta William Branham. Lo incontra di notte e gli dice: la tua vita particolare, il tuo modo di fare sono venuti affinché tu fossi un segno per il mondo. Vedete? Un segno per il mondo. Amen. Perché lui doveva essere il secondo precursore della venuta di Cristo. Queste cose, fratelli, ci fanno balzare il cuore. Perché ancora oggi testimoniano attraverso la numerica che il mandato di William Branham è qualcosa che è veramente certo. Dopo 430 anni venne sulla scena Mosè e la colonna di fuoco. Dopo 430 anni appare sulla scena Gesù Cristo e Giovanni Battista. Dopo 430 anni dalla venuta del riformatore Lutero viene sulla scena quest'uomo che ha infiammato il mondo intero. Amen. Alleluia. Quindi dopo questo cosa ci aspettiamo? Solo la seconda venuta. Amen, alleluia. Perfetto. Ora, cosa dice il profeta sul Vangelo? Andiamolo un pochettino a leggere, fratello. Ora, William Brown dice questo. Allora, l'onnipotente Dio diede un grande ministero al suo figliolo Gesù Cristo. Tutte ne siamo consapevoli, no? Quel ministero lo ha dato pure a noi. Questa è una cosa gloriosa. Il ministero di Cristo oggi è nelle mani della sposa. Sapete la disciplina che c'è nello sport, quello del passaggio del testimone? Quella corsa si fa, ecco. Ora Cristo a noi ci ha dato il testimone. Quello che ha fatto lui ha detto: andate, voi farete opere maggiore di questa. Amen. Maggiore no, dice il profeta, in qualcosa di più grande. Perché più grande di risuscitare un morto, cosa ci può essere? Ma maggiore come numero. Amen. Quindi, allora, dobbiamo portarlo finché lui viene. Lui dice: questo Evangelo noi lo dobbiamo fare finché lui viene. Amen. È proprio una continuazione. Noi dobbiamo continuare a insegnare lo stesso messaggio con la stessa potenza. Amen. Dobbiamo portarlo fino all'estremità della terra. Alleluia. E dice così. Ora, per certuno, dice il profeta, il Vangelo è difficile da comprendere, specialmente per i savi, perché Dio dice: ti ringrazio Padre che l'ho nascosto ai savi, ma lo sto rivelando ai semplici fanciulli. Amen. Infatti, cosa dice lui? Fino a quando tu non sei innamorato di Gesù, tu non puoi comprendere il Vangelo, dice il profeta. E lui spiega questo. Se mia moglie mi scrive una lettera, dice, e mi dice: caro, sono seduto sulla veranda a pensare a te, e la leggo io che sono un estraneo, che effetto mi può fare? Non fa nessun effetto. Se suo marito gli scrive una lettera a lei, chi può comprendere quello che suo marito sta scrivendo? Lei. Perché se lui, perché se qui dice: cara, io sono seduto sulla veranda e penso a te, già il profeta dice: io in quelle parole, io già so cosa vuol dire mia moglie.
perché io sono suo marito e io leggo nelle righe. Amen. Alleluia. E così è con il Vangelo. Fino a, allora, Dio l'ha nascosto al docente esperto e all'avveduto, ma noi che siamo innamorati di lui, quando leggiamo la sua parola, dice, possiamo sapere di che sta parlando, perché è un affare di cuore. Capite? Cristo è un affare di cuore. Lui ha detto, io vi sarò marito e voi mi sarete sposa. Guardate che rapporto che Dio si dà. Io vi sarò padre e voi mi sarete figliole. Amen. Questo è il rapporto di Dio che ha con la sua Chiesa. Un papà caccerebbe mai via da casa un figlio? No. Amen. E così lui si fa chiamare padre, lui che è padre ci caccerà noi via. Noi a volte leggiamo la famosa parabola del figlio pro. Noi leggiamo la famosa... Noi leggiamo a volte la parabola del figlio prodigo, no? Dove il figlio prodigo ritorna e già nella sua testa aveva premeditato di dire a papà, dice, ora gli dirò che mi faccia servo. Ora gli dirò che... Ma quando lui arrivò, fratelli, il papà non sapeva cosa fare della felicità che aveva, che era... Mentre quello che era invece nella sua casa, figlia cominciò come? Era nella sua casa, viveva una vita che sognò qua, come una vita che sognò settato qua nei primi posti. E Dio si prende cura di uno che è stato via, poi ha sbagliato e ritorna. Vedete? Ecco la concezione dell'uomo ecclesiastico, dell'uomo di chiesa, dello spirito religioso. Capite? A volte noi vediamo questa parabola e non vediamo invece quello che sta dietro a questa parabola. Quante volte infatti Dio non è un Dio di chiesa, perché se tu vai nell'assemblea di Dio e tu ti svii e ritorni, sai che ti dicono? Fratello, a 7:91 all'ultimo posto, fai penitenza. Ma Dio non è così. Quando il figlio prodigo tornò, lui fu felice, amen, di riabbracciare di nuovo quel figlio perduto. Alla gloria di Dio, questo è il nostro padre, amen. Questo è il nostro, veramente, il Signore che noi amiamo. Allora, mentre l'uomo di chiesa che era già lì, un fratello che è già una vita che serve il Signore, che è seduto là, dice, ma da chi? Io una vita che sono qua, dice, chi sta arrivato dopo che si è sviato, ha svenduto tutto, si mangiò una famiglia, eppure Dio lo accetta nella grazia. Così è, Signore, amen. Perché Dio dice, lascia le 99 per andare a raccogliere la centesima. Per uno! Amen. Per uno, fratelli, per uno. Dio lascia la sua eredità per andare a cercare quell'una. E il profeta oggi ci parla proprio di uno di questi casi. Amen. E lo voglio passare così, già andiamo. Avevo messo tante cose segnate, ma voglio arrivare proprio a questo. Lui un giorno lasciò di parlare alla gente, era stanco dopo un giorno che aveva predicato, per andare a cercare un uomo che era posseduto dal demonio. E guardate, Gesù è la legione dei dannati. Ora, sapete da dove deriva questo termine dannati? È qualcosa di potente. Fratello, io dico, Signore, a forse io rimango scioccato. Dannati arriva dalla tribù di Dan. Questa definizione arriva dalla tribù di Dan. Perché quando Israele sbagliò e venne, le 10 tribù vennero riportate, non è che furono portate in un luogo e poi ritornarono, le 10 tribù si sono perse. E il profeta in questa predica spiega delle cose che io non avevo visto mai, che a volte io chiamerei quelle che dicono, ascoltiamo la cassetta. Sì, ascoltiamo una cassetta. Ma quando il profeta dice queste cose, dice, voi sapete che in Genesi 49 e 48 Dio parla delle promesse che Abramo e Giacobbe fece ai suoi figli e della loro posizione che avrebbero assunto nell'ultimo giorno, alla fine del mondo? Sì, il profeta dice, tu ascolti, ma se non c'è uno che prende queste parole e le va a investigare, tu che cosa vuoi capire? Non capisce nulla. Infatti dice, guardate qui di Efraim, anzi di Giuseppe. Lui dice che Giuseppe sarà una vite fertile vicino a una sorgente di acqua e che lui non ha lasciato il suo arco, ma l'ha tenuto stretto in mano. Ecco gli Stati Uniti d'America. Ma, stai scioccato. Ecco gli Stati Uniti d'America. Allora io, da buon ricercatore, ho cominciato a cercare e ho andato a scoprire delle cose che io non sapevo. Amen. E che ne parleremo nella prossima settimana. Praticamente le 10 tribù si sono perse, ma si sono distribuite in tutta l'Europa e fino in America. Amen. Perché la profezia di Abramo diceva che i tuoi figlioli sarebbero stati re di nazione. Capite? Re di nazione. Oltre alla profezia che c'è, che ci parla di Cristo, che tutte le nazioni sarebbero benedette in Gesù Cristo, ci parla che i figlioli di Abramo
di Giacobbe sarebbero state potenti sulla terra, il re di nazione. Infatti, Dan, qual è quella nazione che abbiamo in Europa che comincia con Dan? E Danimarca vuol dire il marchio di Dan. Guardate, il marchio di Dan. E dove loro sono passati? Hanno lasciato una traccia. Perché abbiamo il Danubio, abbiamo il Don. Dan, Din e Don derivano tutte dalla stessa radice. I famosi vichinghi, i barbari che scendevano da là, la parola barbaro deriva da una parola accade che vuol dire ebrei. Cioè, voi vi rendete conto, fratelli, vi rendete conto? Furono loro che poi cominciarono a conquistare il mare. E il fratello Branham dice, ecco qui dice gli Stati Uniti d'America. Infatti disse, deve sorgere un uomo che non conosce Giuseppe, un faraone che non conosce Giuseppe. E Giuseppe è simbolo degli Stati Uniti d'America. E poi parla di un altro figlio e dice così, tu invece Efraim avrai i tuoi piedi immersi nell'olio. Che cos'è quest'olio? Il petrolio. Capite? Infatti. E poi dice così un'altra profezia di Giacobbe. Signore, fai in modo che i miei figli, che in nome di mio padre, Abramo e Isacco, siano potenti sulla terra. Chi sono questi uomini potenti sulla terra di nome Abramo? Abramo Lincoln. Chi è un altro grande uomo di nome Isacco? Isaac Newton. Chi sono i migliori scienziati? Fateci caso. Si chiamano Abramo, Isacco, hanno tutti questi nomi. C'è cose che veramente dico, Signore, ma tu sei potente. Signore, ma fuori di te non c'è nessuno. Alleluia. Ma io dico, ma veramente? Ma io ringrazio il Signore che abbiamo, Dio ha messo questo dono, che mi fa cercare queste cose. Dico, ma io mi rallegro, fratelli. Dico, noi ci dobbiamo rallegrare di questo dono che Dio ha messo nella Chiesa. Sì, tu puoi sentire la cassetta, fratello. Ma quando arriva a casa e dice, vedete Isacco e vedete qua Giuseppe, sono gli Stati Uniti d'America. Ma se tu non vai a investigare, come può la Chiesa rallegrarsi di quello che dice il profeta? Amen. Gloria al Signore, veramente. Ma c'è un piano che noi non potremo mai, fratello, si è spostato la telecamera, che noi non potremo mai comprendere se non c'è che poi Dio prende quelle cose e te le rivela. Amen. Quindi, da Dan quindi viene la parola dannazione. Infatti la nazione di Dan venne dannata, venne rigettata, perché lui cominciò a fare cosa? Cominciò a fare idolatria in mezzo al campo di Israele e venne rigettata. Allora, ora che ore sono, fratello? Scusate. Le 11:35? Vabbè, se state annoiando, siete stanchi, cosa? Vogliamo? Ok. Allora, Gesù e la legione dei dannati. Ora dice così, è giunto da Marco 5 stiamo leggendo, e giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gadarei. E quando lui fu uscito dalla barca, ascoltate, Vangelo di Marco, immediatamente, vedete? Invece negli altri Vangeli dice, quando loro uscirono dalla barca, un indemoniato andò a incontrarlo. Qua invece dice, quando uscirono dalla barca, immediatamente, subito, perché questa la cosa importante di Marco è che c'è subito immediatamente, già era sempre all'opera Gesù. Immediatamente incontrarono fuori tra le tombe un uomo con uno spirito impuro che aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno poteva tenerlo legato. Qui a Lentina abbiamo avuto un uomo di questo, una persona che oggi sta frequentando una chiesa, che andava a cuore casa dentro le tombe, addirittura lì al cimitero. La gente ride. Ma la gente non sa che è uno spirito che l'ha preso e gli fa fare queste cose, capite? Neppure con catene, dice, lo fermavano con catene e lui riusciva a spezzarle, amen. E allora, ora dice, mi pare di vedere Gesù quella notte, dice il fratello Branham, in cui stavano attraversando il mare e le onde rumoreggiavano. Come mai lui corse il rischio di prendere il mare quella notte, dopo aver insegnato durante il giorno e avere guarito i malati? Perché in un altro paese, a Gadara, un'anima lo stava invocando? Ecco perché. Dice, perché il Signore lasciò tutta quella moltitudine, passò il mare e durante la nottata noi sappiamo che le onde cominciarono a rumoreggiare, a fare tutto il resto, no? E lui si alzò semplicemente, sgridò il mare, sgridò le onde. E gli uomini che erano sulla barca, che erano dei navigatori, dissero, ma chi è costui? Che pure le onde gli rispondono e pure la tempesta. Chi è? Chi è che ha fatto la tempesta? Chi ha creato il mare? Chi è che disse sia l'asciutto? E l'asciutto obbedì? Chi era quell'uomo che parlò sulla barca? Era Dio stesso, il Dio della creazione, amen. La natura ha riconosciuto la sua voce, amen. Quindi,
Perché lui si spostò in quel paese? Perché una sola anima chiedeva di essere liberato. Amen. Allora, perché un altro paese, Gadara, un'anima lo stava invocando. Penso proprio di attraversare un simile mare solo per salvare un'anima, per guarire una persona. Ora egli verrà alla gloria, dice il profeta, questo pomeriggio, per liberare ognuno di voi. Quando lo crediamo? Ah, l'ha fatto 2000 anni fa e non viene oggi? Oggi più che mai, questa mattina, oggi è la stessa cosa. Il profeta dice, oggi egli scenderà dalla gloria affinché egli possa liberare ognuno di voi. Lasciate solo che lui trovi un cuore sincero in cui entrare. Abbiamo questa mattina questo cuore sincero? Abbiamo chiesto al Signore, liberici, amen. Lasciate solo che lui trovi un cuore sincero dove entrare, dice. E verrà qualsiasi ora del giorno o della notte. Io sono felice di questo, dice il profeta. So che lui è il mio rifugio. Un aiuto sempre presente in tempo di distretta. È una promessa del Signore. Io sarò un aiuto nel tempo della tua distretta. Invocami e io ti risponderò. Ecco, questa è una promessa. Noi la prendiamo, la facciamo nostra. Dico, Signore, se tu non mi soccorri, tu sei bugiardo. Questo dice il profeta. Mettete Dio alla prova. Dico, Signore, se tu fai quello, tu devi fare quello che hai promesso, perché è la tua parola. Amen. Quindi, pensate alla condizione di quel povero uomo che forse una volta era stato un buon cittadino. Amen. Raffiguriamolo per un po', dice, nella nostra immaginazione. Forse alcune tra la folla erano andate e lo avevano costretto a restare lontano dalla chiesa. E poi egli allontanandosi si allontanò pure da Dio. Amen. E poi più seguente dice, cosa avvenne? Il diavolo l'aveva preso e forse lui aveva cominciato a bere. E così aveva continuando sempre più a sviarsi. In breve il diavolo l'aveva portato al punto di farlo impazzire. Ecco dove ci vuole portare il diavolo. Egli appena trova uno spiraglio, egli comincia a entrare piano piano e ti porta fino al punto di farti diventare pazzo. Amen. Ed eccolo là, folle, e abitava fra le tombe. Egli deve aver avuto un carattere terribile, dice. Lo incatenavano, ma riusciva a spezzare i legami per quanto stretti essi fossero. La sua forza non era umana. Era con una forza del diavolo che lo faceva diventare forte. Ma ricordatevi, dice il profeta, Dio è ancora più forte. Amen. Il Dio è forte, amen, alleluia. Amen. Mi ricordo quando vide la piccola sorella Carter, dice, una sorella di chiesa, le cui braccia non erano più larghe di un manico di scopa. Lei giaceva là, dice, da almeno 9 anni e 8 mesi. Quando la potenza di Dio la colpì, lei si alzò, corse all'organo e cominciò a suonare. Gesù, tienimi più vicino a te. Oggi sono 11 anni e ancora è guarita più che mai. Amen. Vedete? Alleluia. Non era costretta, lei essa era costretta a letto. E non fu costretta più a letto nemmeno una volta da allora. Qualcuno chiese, cosa l'ha fatto camminare? La potenza dell'Iddio vivente l'ha tenuta su. Amen. Lei si è sottomessa alla potenza di Dio. Capite? Ecco qual è il segreto. Sottomettiamoci alla potente mano del Signore, dice la Scrittura. Quando io ricevo una visione, dice il profeta, è perché io ho sottomesso la mia vita allo Spirito Santo. Tu che sei malato puoi sottometterti allo Spirito Santo e nessuna afflizione può rimanere là. Amen. Quando una persona è malata e si sottomette a Dio, come quella signora di Catania, non aveva speranze. Leucemia fulminante vuol dire che ti danno poco tempo da vivere. Ci ha chiamato, ha detto, pregate per me. Si è sottomessa alla potenza dello Spirito. L'unica cosa che gli rimase era aggrapparsi al Signore. L'ha fatto e Dio l'ha guarita. Amen. Tu che sei un peccatore puoi essere libero, solo arrenditi completamente a Dio e vediamo cosa succede. Quella è l'essenza dell'intera cosa. Non c'è nessun segreto, fratello. Quando ti sottometti a Dio non sei più tu, ma è il Signore che lo fa. Non sei felice che oggi abbiamo questa opportunità? Quando vogliamo prendere questa mattina questa cosa? Quando ci vogliamo oggi sottomettere alla potenza di Dio? A dire, Signore, alleluia. E allora, mentre che abbiamo questa atmosfera, chiudiamo qua, amen. Prendiamo questo. Vedete, la sorella ha portato alcune cose che usa il figlio è in una situazione un pochettino brutta, ma Dio è potente, già sta operando, fratello. Già sta, perché sta facendo delle cose che prima non faceva, amen. E me lo conferma anche tu, una sorella, amen. Qualcosa dice, un miglioramento c'è, alleluia.
Sappiamo di cosa si tratta, sappiamo quello che è, sappiamo come si muove ogni cosa, ma sappiamo che la grandezza di Dio è ancora più superiore a ogni cosa. Amen. Amen. Di negativo. Quindi vogliamo noi mettere le nostre mani stese, amen, ognuno dal suo posto. Alleluia. Amen. Amen. Ci vogliamo sottomettere ancora una volta stamattina, alleluia, a quello che è, amen, la mano di Dio. Amen. Grazie. Grazie, Padre. Ti senti di dire una preghiera? Un po', amen. Alleluia. La dica, amen. Ogni cosa scompare da